Ciao a tutti da Miranda, oggi tarocchi flash. Scegliete un mazzetto, mazzetto numero 1, punto col numero 1, il secondo mazzetto con il numero 3, il terzo mazzetto con il numero 4 e il quarto mazzetto con il numero 8. Allora, se non avete ancora scelto, mettete il video in pausa e poi fate la vostra scelta. Questa lettura interattiva, così flash, appunto veloce, va alla validità da 1 ai 3 mesi. Quindi ogni mazzetto, io vi dirò che cosa c'è, hanno appunto un messaggio per voi. Potrebbe essere d'amore, potrebbe essere per il lavoro, potrebbe essere appunto per la situazione che già stai vivendo e per quello che dovrebbe accadere da qui, da 1 ai 3 mesi. Se non vi siete iscritti, scusate, al mio canale, potete farlo cliccando la campanellina scura sulla destra per ricevere tutte le notifiche. Per i consulti privati troverete gli indirizzi in basso in descrizione sotto ai video. E adesso iniziamo. Mazzetto numero 1. Sono ovviamente dei tarocchi flash perché ho messo giù poche carte, delle risposte proprio subito, veloci, imminenti. Allora, qui abbiamo la carta dello scudo dell'ansia. State passando un periodo un po' ansioso, vi state difendendo, vi state difendendo. Vediamo, i tarocchi vi dicono questa cosa qui, che in questo periodo vi state difendendo, andrete incontro a delle cose, diciamo, che state aspettando, delle notizie lavorative, delle notizie per quanto riguarda appunto un amico, un'amica, ci sono delle cose appunto che state purtroppo appunto aspettando. Però vi saprete difendere bene, questo appunto è il significato della carta. Quindi gli oracoli, questo sono gli oracoli, vi vogliono dire questa cosa qui. E con il 9 di denari, il mazzetto del numero 1, che poi è anche il primo, sì, i tarocchi vi dicono che avrete delle proposte lavorative e soldi, affari, arriveranno le proposte. Questo interattivo appunto vale da 1 ai 3 mesi dal momento in cui l'ascolterai, quindi le proposte lavorative che stai aspettando dovrebbero arrivare. Potrebbe anche essere, magari si è chiesto per una relazione, insomma, se stai aspettando una relazione. Adesso andiamo a vedere gli angeli, la risposta degli angeli, e poi con il mio quadernino ponetevi la domanda e il mio quadernino vi risponderà. E gli angeli ti dicono: chiedi aiuto agli angeli per questa cosa che tu desideri, che sei tanto in ansia. Chiedi aiuto agli angeli, ma loro ti aiuteranno perché la risposta è positiva. Quindi l'esito che stai aspettando, la risposta, sarà più che positivo, perché poi la carta di denari indica tanti soldi, lavoro, fortuna. Per gli uomini invece potrebbe esserci la presenza appunto di questa donna che magari state aspettando, o magari sul lavoro, la presenza, ecco, di questa donna, un aiuto. E adesso ponetevi la domanda, che però sono le risposte per l'amore, il mio quadernino, se vi interessa appunto per l'amore, o magari verrà fuori qualcos'altro. È solo più per l'amore. Allora, userai il silenzio e gli sguardi per avere certezze. Potrebbe anche essere per il lavoro. Quindi userai il silenzio e gli sguardi per avere certezze. Qui ci posso vedere i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, avere oppure l'ascendente o la luna, il segno della Vergine, Capricorno, Acquario, Pesce e Bilancia. Andiamo a vedere il mazzetto numero 3. Abbiamo la carta dell'eredità. Quindi diciamo che a breve riceverai, se non hai già ricevuto, delle notizie per quanto riguardano l'eredità o hai a che fare con qualcuno della famiglia. E quindi arriveranno queste notizie, se non le hai ricevute. Potrebbe essere per un familiare, potrebbe essere magari appunto una notizia da parte di un notaio, che ti sarà dato qualcosa, insomma, diciamo in soldi, delle notizie che riguardano appunto la famiglia, ma soprattutto sono cose ereditarie, appunto, di soldi.
carta delle stelle. La carta delle stelle ti dice che ci sarà tanto amore per te. E qui già vedo più di due messaggi. Quindi ho positività per la famiglia e amore, però questa riguarda più l'eredità, tutto quello che riguarda appunto gli antenati, i nonni, sì. E questa invece è la carta delle stelle, quindi avrai tanto amore e tanta fortuna. E positività, perché la carta delle stelle indica anche il benessere psicofisico, ma anche amore e fortuna. Vediamo gli angeli che cosa ti consigliano, che cosa ti dicono. Sì, la risposta è sì. Quindi gli angeli ti dicono che ci sarà per te tanto amore. E dovrebbero arrivare anche queste belle notizie che riguardano la famiglia, insomma, l'eredità. Fai una domanda e il mio quadernino ti risponderà. Si è aperta come prima la stessa pagina. Userai il silenzio e gli sguardi per avere certezze. Qui ci posso vedere il mazzetto numero 3, dunque il segno del toro, del capricorno, dei gemelli e poi dell'acquario. Può avere la luna o l'ascendente. Se volete appunto sapere il vostro tema natale, contattatemi privatamente. E volevo, scusate, aggiungere che io faccio i consulti e diciamo faccio pagare un solo prezzo, ecco uno, per due persone a coppia. Quindi, diciamo, anziché fare due consulti, ne faccio due al prezzo di uno. E questo era quello che volevo dirvi. Andiamo a vedere il mazzetto numero 3 con il numero 4. Lavoro, c'è la carta del lavoro. Notizie lavorative, o avrete a che fare con un po' di problemini lavorativi. E in effetti i problemini lavorativi con il 10 di spade si attenueranno, passeranno. Questa carta ci dice appunto che da un periodo negativo di sofferenza, di frustrazioni, di diciamo non entrate di denaro, passerete ad un periodo più positivo, perché così è sofferenza. Al contrario, appunto, le vostre notizie lavorative arriveranno, saranno notizie positive. Andiamo a vedere gli angeli, cosa vi dicono? Nei prossimi mesi, significa appunto che quello che state aspettando non arriverà subito, ma nei prossimi mesi. È l'importante che arrivi meglio tardi che mai. Infatti, qui ci posso vedere i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma soprattutto il Leone, il Cancro, il Capricorno, l'Acquario, avere la Luna o l'ascendente in uno di questi segni. E poi ci vedo anche i pesci. Sì. E l'acquario l'abbiamo detto, Capricorno. Adesso andiamo a vedere per finire il mazzetto numero 4 con il numero 8. E qui ci vedo una donna. Per gli uomini potrebbe arrivare una donna pronta per l'amore, oppure potreste avere a che fare con una donna sul lavoro. Invece, per le donne potrebbe anche essere che siete voi queste qua, belle decise, come la regina di spade, che sa appunto gestire le questioni lavorative, familiari, delle donne comunque in gamba, eh? Andiamo a vedere. Notizie, la carta dell'otto di bastoni, scusate, che però è uscita al contrario, significa che queste notizie che state aspettando sicuramente di lavoro o magari d'amore, tarderanno ad arrivare, perché la carta è uscita al contrario, ve la giro al dritto. E così, quindi queste notizie che arriveranno proprio di colpo, ma tutte insieme, ma non subito, perché la carta è uscita al contrario. Comunque riceverete le notizie che state aspettando, ci saranno, non sarà subito, magari non subito proprio da 1 a 3 mesi, magari un pochino dopo, però ci saranno appunto le notizie che state aspettando. Vediamo gli angeli che cosa vi dicono, vi consigliano. Perdono. Probabilmente dovrete o perdonare questa persona, voi uomini o anche voi donne, magari avete litigato con una sorella, con una mamma, avete delle contrarietà o magari sul lavoro, oppure dovrete perdonare anche una persona che vi manderà dei messaggi, che vorrebbe farsi perdonare, o che magari voi dovrete mandare dei messaggi a questa persona per farvi perdonare o per perdonare.
E quindi questa è la risposta degli angeli. Fateli la domandina e il mio quadernino vi risponderà. Aspetta che lo apro, ecco un po'. Allora, quello che hai pensato si avvererà oggi. Abbi fede. Quindi quello che hai pensato si avvererà presto. Non avevo letto l'altra parola, scusate. Abbi fede. Abbi fede, quindi quello che stai aspettando, le notizie, magari avete litigato con qualcuno, magari questo siete proprio voi che avete litigato con un uomo, si avvererà presto e ci sarà il perdono. Qualcuno si farà perdonare oppure voi dovrete perdonare qualcuno. Qui ci posso vedere segni della bilancia, tutti i pesci, i segni doppi qua ci vedo, pesci, gemelli. Pesci gemelli, sì, infatti. E quindi bilancia, scusate, pesci gemelli bilancia, poi il toro, poi ci posso vedere dunque, o avere la luna, sì, o l'ascendente, poi ci posso vedere, stavo pensando anche ai segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, e poi anche il toro, sì, il toro perché ci vedo molta stabilità. In questa la donna, ecco, potrebbe essere del segno del toro. Sì, scusate che non mi veniva in mente l'altro segno doppio. Infatti, i pesci gemelli e bilancia. In bilancia si sono un po' indecisi, eh. Quindi magari se state aspettando uno della bilancia, una donna della bilancia che vi risponda, o magari che vi manda qualche messaggio, insomma, ci penserà un pochino così. Comunque c'è la carta del perdono. Sì, io spero che questo video flash vi sia piaciuto. Vi aspetto sempre sul mio canale con altri interattivi e altri video. E vi aspetto per i consulti privati, Ne sto già facendo qualcuno anche in questi giorni, ma vi metto in lista d'attesa. Voi contattatemi privatamente e vi darò un appuntamento, tramite chat. Ciao a tutti da Miranda, alla prossima e buon proseguimento di settimana. Ciao!